mi chiamo Marina e credo nell'amore. Ho 10 anni, sono caruccia e mi piace tanto la riccissima Candy Candy. A scuola ci vado sempre tutta aggiustata. Ogni tanto però a ricreazione mi sporco il grembiule perché a scuola mia le pizzette sono sempre estremamente farcite. Allora la bidellagina mi dice: bella, non ti preoccupare che tanto poi se lava. La pizzetta in quanto tale sta carica di farciume, devi solo stare attenta a bozzicare. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Ho 16 anni e a una festa ho conosciuto uno che è un incrocio tra Simon Le Bon e l'operaio che ha fatto il controsoffitto a casa mia. Io sono più alta di lui, però mi piace un sacco. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Con Giorgio alla fine ci siamo fidanzati. Mamma mia, quanto è bello. Vabbè, io sono meglio, però non lo so, quel suo carattere introverso, quel suo modo di fare, mi piace. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Mi ha chiesto di sposarlo. Un momento, casco dalla sedia. Fin da piccola, no? Vedevo quei film americani con quelle belle storie d'amore e mi emozionavo sempre. Sono fatta così. Mi sento proprio Julia Roberts. Il mio abito bianco col velo, le fedi con i nostri nomi, il viaggio di nozze. Che bello che è l'amore. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Però la vita di coppia me la immaginavo un po' meglio, insomma. Cioè, lui mi vuole bene, per carità, però è sempre più geloso. Quando mi arriva un messaggio mi strappa il telefono dalle mani per vedere chi è. E per carità, essere geloso vuol dire che ci tiene, eh? E a me questo può solo far piacere. Però non lo so, un po' troppo. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. L'altra sera ho fatto tardi al lavoro e alla fine sono tornata a casa alle 9. Giorgio stava incazzato nero. Non ci credeva che mi fossi trattenuta a lavoro, pensava che fossi stata con altro. Allora, appena aperto la porta, PAM! Mi ha tirato un ceffone dritto dritto in faccia. Mi ha fatto male. Però è fatto così lui, è il carattere suo. Stava pure un po' nervoso. E poi è stata anche un po' colpa mia, quindi alla fine mi ha chiesto scusa. Mi ha portato un mazzo di rose, grosso così, e mi ha promesso che non rifaceva più. Certo, con quelle manone ogni volta so dolori. Io comunque il lavoro l'ho lasciato, così non si dispiace. Mi chiamo Marina. Mio marito mi mette le mani addosso. Se mi trucco troppo, un ceffone. Se mi vesto bene, un ceffone. Che se lo faccio per lui. La mattina spero sempre che non si sveglia storto, perché sennò so dolori. Non me l'ero immaginato così. Durante l'ennesima scenata, Giorgio mi ha preso a calci, mi ha buttato per terra e l'ultima cosa che mi ricordo era che in mano aveva un coltello. Il resto ve lo lascio immaginare. Mi chiamo Marina, ho 25 anni e li avrò per sempre, perché sono morta. Ora sto bene, non sono sola, no. Sono tantissime quassù le ragazze che hanno fatto la mia stessa fine. Siamo tantissime, però stiamo bene. Perché qua non ci trattano mica come ci trattavano laggiù. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. Quello vero, però. Quello che non ti fa star male. Quello che non ti uccide. Quello che non potrò provare mai più. Io forse ho sbagliato a sognare Candy Candy e Julia Roberts, ma non ho sbagliato quel giorno ad andarmene via. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Mi chiamo Marina e credo nell'amore. La violenza sulle donne è un argomento che viene affrontato da anni ormai, ma con scarsi risultati. Ancora oggi esistono casi di femminicidio, uomini che uccidono le donne per i loro conflitti interni. Ci sono donne che vengono uccise per gelosia, donne che vengono uccise per il pensiero che sia una loro proprietà. Se una donna si trucca,
indosso una gonna corta, ho un abito corto, non deve essere motivo di rimpianto. Se una donna esce con le proprie amiche o amici, non deve essere uccisa. Se una donna lavora, non deve essere uccisa. Pochi giorni fa è stata uccisa una ragazza di 20 anni dal suo ex ragazzo, perché stava per laurearsi. Per prendersi tale laurea doveva studiare al di fuori del suo paese. Questo è stato il motivo della sua morte. Il suo ex ragazzo, spinto dalla sua stupida e ingiustificata gelosia, dettata anche dal fatto che lei si stava laureando prima di lui, e lui non poteva sopportare questo. Dettato anche del fatto che sarebbero stati lontani per molto tempo, e lui l'ha uccisa. Una donna non può e non deve perdere la vita perché stava per laurearsi. Un uomo che ti insulta, un uomo che ti aggredisce verbalmente con l'utilizzo di parole o frasi come stronza, puttana e troia. Un uomo che ti picchia, un uomo che ti violenta, non ti ama. Urliamo al mondo, stop alla violenza. Non permettiamo a questi uomini di farci del male. Se un uomo usa la violenza o fa abusi, è fondamentale parlarne con qualcuno. Chiedere aiuto, ma soprattutto denunciate l'accaduto. Questa giornata è rivolta alla violenza sulle donne. Noi come istituto Volta di Gemini Straetta abbiamo un motto. Chi ti picchia? Non ti amano. Stop alla violenza.